Ehi hey ragazzi, io sono Ferenice. E io sono Steph e quest'oggi giocheremo a Granny. Un po' di premesse prima di iniziare. Prima di tutto, se siete felici di vedere un altro gioco, se siete felici di vederci anche uno fianco all'altro, che stiamo così vicini a giocare in questo modo, che felicità! Lasciate un botto di likes, così capiamo se continuare a farlo. Punto 1. Punto 2. Granny, che gioco è? È un gioco horror per telefono, credo sia uscito 2 mesi fa. Siamo stra in ritardo nel portarlo perché assolutamente sì. Devo dire che è una moda che è esplosa a livello internazionale circa un mese fa, sì, e non ce ne proprio... siamo neanche accorti. E lì è spopolato, cioè, l'ha portato forse chiunque. Ai livelli di Hello Neighbor, per intenderci, quindi sì, proprio sì, davvero sì, davvero un sacco di gente. In Italia un pochino meno, anche se ho notato che moltissimi di voi lo conoscono. Infatti molti ce l'hanno chiesto. E prevalentemente credo di averlo visto da Gabby, non io credo penso di averlo visto solo da Gabby, sinceramente. Quindi, in Italia è andato un pochettino più corto, però a me è sembrato molto divertente, soprattutto di quegli horror che non fanno realmente paura, che secondo me sono sempre i migliori. Nah, è tipo Hello Neighbor, c'è sì, la vecchietta che mette ansia, prende un pugno e la stendi, capito? In ogni caso, se lo dici tu, partiamo, ok? Allora, teoricamente difficoltà normale secondo me è la cosa migliore perché... Beh, per iniziare a abituarci al esatto, gioco mi sembra esatto, proprio... vedi bene così, cara? Sì, vedo benissimo. Ok, perfetto, allora, direi di andare così. Tanto non è che ho tanto interesse a vedere, Steph, io sono di quelli che ci guardano, dice guardano, comunque con un occhio, che abbiamo 5 occhio. Giorni per andarcene. E dice di fare silenzio perché lei sente tutto. Se butti un oggetto a terra, fai rumore, quindi stare attento, ok? Se vieni incastrato dalla trappola dell'orso, Hello Neighbor, te l'ho detto, devi premere il tasto velocissimo per cercare bla bla bla. Ti puoi nascondere sotto il letto e dentro gli armadi, Hello Neighbor. Hai 5 giorni per scappare, ok? E dice usa le cuffiette per un'esperienza migliore, ma siamo in 2, quindi ovviamente. Ma poi non è che siamo in 2, giusto che per farlo vedere a tutti, dai. Ok, allora, tranquilla? No. Vabbè, c'è tanta luce, finché li gioco con la luce può anche andare bene, capisci? Ok, giorno 1. Io comunque, vedi, questa è la prima volta in vita mia che posso dire io questo video non lo volevo fare. Guarda. Bella questa casa, sì, ma che nonna c'hai? Cioè, perché suppongo Granny è più o meno allora la scarpiatura di grandma, quindi... Sì, sì, è la nonna, è la nonna. Vediamo alla un po'. Alla nonna pazza sto così qua. Quindi apriamo i cassetti, ma qualcosina l'avevo già vista. E qui c'è scritto Leave this house. Ok, grazie. Grazie, come l'hai scritto? Col ketchup o col sangue? Vedi, così puoi andare sotto. Un po' come Friday questo. Ok, qua c'è scritto 5 days, 5 giorni per ricordarcelo. Tipo 7 giorni. E questa di sicuro la cabina, bla 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 bla. Parlando da sotto. Sì, stai parlando da sotto. No, 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 no. Ma è molto brutta, Steph. Te l'avevo detto io. Ma porca miseria. Io l'avevo vista una volta. Ma è viva o un fantasma? Ma non lo so, però ci ha dato un'ammazzata in faccia. E il discorso è, cosa ho sbagliato? Nulla. Hai fatto troppo rumore aprendo l'armadio, non lo so. Vabbè. Ci continuiamo. Sai cosa mi ricorda più che Hello Neighbor? Emily wants to play. I have to leave this house. È chiusa a chiave, Steph. Dobbiamo trovare una chiave. Ok, scusa, stavo cercando di capire. Come facciamo adesso? Cioè, ci ha chiuso dentro? Sì. Ah, continua, quindi non sono partite separate. No, credo che più perdi però durante una partita, peggio è. Ah, ti ripeto, ricorda molto Emily Wants to Play, che l'avevamo fatto sì, noi anche quel gioco, che avevi questi burattini che di notte si svegliavano, era molto molto inquietante. Si è aperta la porta, Fere. Io nel dubbio mi sono nascosta. È sotto il letto. Non te ne eri accorta, tu, vero? No, no, perché cioè stai giocando tu, quindi te ne rendi conto più di me. Ho paura. Vado? No. Vado? Ti è nascosto. Non ti può vedere, finché sei nascosto non ti... Nonna? Ho mangiato tutto. Cos'è che luccica? C'è qualcosa che luccica. Nonna? Non ho buttato niente della cena. Sono stato un bravo nipote. E qui, mamma mia, porca miseria, ma quanto è grande sta casa? Già. Ogni volta ma che si fa rumore. Ma scusa, è la casa che scricchiola. Sì, queste cose che fanno. Però lei la sente, capisci? Ah. Allora, secondo me la tattica dei 30 secondi funziona sempre. Fai un rumore che ti abbia sentito o meno, ti nascondi 30 secondi. Cioè, okay, se fossi nella realtà. Ma anche qui c'è qualcosa che luccica? Non lo so. Che è sta roba? Secondo me... Ah no, il puntatore. Ah, il nostro puntatore. Vado? Ok, vai. Vediamo se troviamo qualcosina. Ci vuole una, tipo un'arma, non troviamo una mazza, un bastone. Beh, mazza cosa contro mazza, dici? Eh certo. Hai visto?
Hai visto che l'abbiamo fregata, Fere? Ciao nonna! Tutto a posto, stavamo giocando col pallone. Era buona la cena, eh? Scusa se ti abbiamo svegliato. Era buonissima la cena. Se n'è andata? Nonna? Nonna, devi stare calma. No, Perché sta cantando? è to see you. Nonna? Nonna? Quello non è un giocattolo, nonna. Nonna, vai via. Dai, da brava. L'abbiamo vista tutti tanto la trappola. Non ci caschiamo. E poi quanto è lenta. Ma vabbè. Corre solo se ci vede, Sì, capito? però per quando è Altrimenti. motivata, perché altrimenti è una signora anziana, Eh beh, non giustamente. può esserlo in tutto e per tutto ed essere normale come signora No. anziana. Ma ho detto, Ok. un po' spiritata, Quanto Stefano. aspettiamo ancora, Fer? La regola dei 30 secondi ormai non vale, 30 secondi ormai non vale Ma più. dopo Vabbè, che è uscita dalla porta, 30 secondi. se n'è andata, mi sembra. Cioè, non penso che. Anche se poi tutti vedo e ci ha lasciato la trappola, quindi sa dove siamo Ha capito tecnicamente. che eravamo in questa zona, secondo me. Non prendere la trappola? Secondo me qua c'è qualcosa, capisci? Non ce la ceppa in sti cassetti. Nel dubbio, no? Perché già ho fatto troppo Eh sì, rumore. troppi, siamo avanzati troppo. Ok, allora, lei era andata alla destra. Io vorrei uscire da questa porta e andare a vedere le altre porte alla sinistra. La Sì. porta principale della casa è chiusa a chiave, quindi non possiamo Ovviamente. E uscire. quindi ci serve la chiave per forza. Una chiave Esattamente. dobbiamo trovare. O qualcosa per romperla. Perché adesso non so Però ce bene la stiamo cosa si troverà. cavando? La vedi la porta qua quanto è chiusa? Ma che c'ha pure dinamica? Dove stai scappando? Ma quanto è grande? Stavo per dire uno quanto è grande sta casa, che al secondo piano ci si è aperto un altro appartamento praticamente. E poi c'era un buco che è cascato di sotto. Hai notato che c'è un prigione e cose strane? Sì, cioè. Ok. Altro che casa di nonna questa. Siamo finiti in un postaccio. Allora, ci sono nuovi messaggi? No, mi sembrava questo un messaggio. Sorry. Ok. Siamo di nuovo chiusi, vero? Non ci ha visto. Ma No, che no. Nonna, non ti ridi? si ride. Non si ride qua, che ti ridi? Puoi essere. Allora, ricordami di non nascondermi No, qua. no, è più veloce il letto, più Esatto, veloce, ma è decisamente totalmente più più veloce veloce. il letto. Allora, nonnina, però andiamo verso destra stavolta. Perché? Non lo so. Cioè, Allora. allora, sì, abbiamo visitato, ma non stiamo sbloccando Sopra situazioni. era interessante però. C'era un Se botto di vuoi roba posso riandare strana. lì perché mi ricordo come ci si arriva. Che Ok. dici? Tu hai sentito i passi? Allora, aspetta. Io Sto aspettando. Però è vicina. ti ho detto un'arma, bastone. Pim. Stesa. Come va? È pur sempre vecchia. Ascendi. Secondo me è un demone, non è vecchia Fere, Secondo quindi me è non demone. credo È un che. demone antico, quindi ha solo quello di vecchio. Vado. Vai. Beh, qualcosa dobbiamo fare, non possiamo Il buco è passare rimasto. tutto il gioco, tutto il gioco. Porca miseria, ste assi di legno. Manichino. Per ora vediamo come va la situazione. La cosa bella è che ci sono tanti nascondigli. Nonna? Cosa hai detto? Non abbiamo sentito. No, non ti stavamo ascoltando, sinceramente. Perché ce ne vogliamo andare da qui, non è che abbiamo voglia di ascoltarti. Nonnina? Dobbiamo scappare. Questa sembra che comunque sia onnipresente in questa casa, che vede e senta tutto, abbia occhi ovunque. Già. Vado? Sì, vai. Armiamoci di coraggio. È un martello. Ah, e qua è andata. È finita, Fere. Capisci? Qui? Non posso fare nulla. Anagrata strana. Sì. Sì, dovremmo trovare. Quindi dobbiamo trovare il martello per spaccare lì e Sì. andare dove ci sono quelle specie di Quindi, il prigioni. piano di sopra è bello che è Off andato. limits in questo momento. Finché non troviamo. Un bel martello. Si chiude le porte. Accidenti, sta casa che fa 2000 rumori. Ma non è che l'avevi vista, non l'avevo Lo vista. so. Un po' mi sono spaventato Ok, io stavolta. mamma. Mi ha fatto il brividino, Anche a me mi ha capito? fatto venire il colpicino al cuore, capisci? Allora,
Progressi. Il bagno mi è sembrato inutile. Tutto sopra mi è sembrato inutile. Non ci possiamo andare. E sopra ci serve un martello. Quindi. E siamo al giorno 4 di 5 e non abbiamo concluso una ceppa. Stiamo andando bene. È un po' come lo neighbor. Devi andare dopo tanti tentativi. Ah, nonna, io scendo. Nonna, le trappole sono per gli orsi, non è per i nipoti. È pronto il pranzo? Come in cucina troviamo qualcosa, una padella, un qualcosa. Un'anguria. Un melone. Qualcosa è dentro questo melone. Dobbiamo spaccarlo. Buttarlo in terra. Però. L'ultimo giorno. E poi siamo morti? Penso di sì. Tutti i progressi sì. Quindi si resettano. Sì. La partita è finita, ok. Esatto, dicevi? Non lo so, ma sono dimenticata. Del melone. Dobbiamo spaccarlo. Lo so. Magari lo lanciamo. Tecnicamente se lo spacchi a terra si spacca. Comunque dicevo sì, che vanno fatti tanti tentativi. Poi noi non abbiamo visto molto del gioco, perché ovviamente se ce lo spoileriamo sappiamo anche già come finirlo. Quindi non abbiamo guardato quasi nulla, tecnicamente. Forse abbiamo bisogno di un coltello. Coltello. Che c'è là? Un pezzo di un dipinto. Non no, ci vedi? Non ci vedi, sei una bugiarda. Non riesco a romperlo il melone. Ho provato a lanciarlo per terra e non si rompe. Un coltello. È che utensili non abbiamo visto. Non abbiamo visto di nessun tipo. Questa lo so, è la cosa complicata. Non abbiamo visto utensili di nessun tipo. L'ho vista dalla gratta. Sembra zona cucina. Ok. Aspettiamo un Però po'. Però la cucina, contando che lei la gironzola molto, secondo me ci sono altre cose. Non c'è solo il melone. Anche secondo me. Anche perché sta più giù che su lei. Qualche padella, qualche coltello, qualcosa nella cucina si deve trovare per è forza. È che non ho visto nulla. Magari nei mobili non c'è. Vado di nuovo? Sì. No. Ho mangiato il melone nella vita. Che ho provato a tirarglielo in faccia, sì. Io mi è piaciuto molto. Sono rimasto fermo. E questo è l'ultimo gioco. Siamo morti? Ci ha rinchiuso e ci ha ucciso? Che rumori sono? Di tante cose brutte. Aspetta, però magari può servire a qualche indizio. No. Ti hai visto una cassaforte? Game over. Però vedi, magari anche questo filmatino ci può dare qualche input su dove andare, cosa fare. Non sta andando benissimo, ti dico la verità, eh. Io mi sono divertito. No, divertito sì, perché mi piace in questi giochi scoprire sì, tanto sì, alla sì, Hello sì, Neighbor. Sì. Ovviamente, consolini, non dateci troppi consigli nei commenti, perché dato che l'avete un po' già visto, noi vogliamo sapete conquistare i fa. Piccoli obiettivi piano. Sappiamo che consiglio, nel soffitto, ma non troppo, siamo vincolati perché c'è il buco, c'è la gratta, sulla gratta non possiamo fare nulla, il buco non lo possiamo superare, ci serve un martello per rompere la porta rompibile. Giù abbiamo trovato un melone che era da aprire, ma non potevamo aprirlo buttando a terra, quindi evidentemente coltello. Ci serviva un altro utensile, quindi dobbiamo esplorare meglio sotto, anche se ho notato che sembra che ci sia solo quel nascondiglio dove eravamo, quindi non sarà semplice, e continuare a scoprire piano piano piccole cose per andare avanti. Ovviamente continueremo questo gioco se vi piace tanto questo video, quindi ovviamente fatecelo sapere, altrimenti proveremo con altri giochi. In ogni caso cercheremo di fare questi video extra per portare qualcosa oltre a Minecraft e Fortnite, quindi saranno completamente video extra, però cercheremo di farli perché volevamo portare noi stessi, invece l'avete chiesto, un po' di altri giochi. Quindi che vi piaccia questo o che sia un altro, continueremo a sperimentare nuovi giochi per fare qualcosa di diverso. Esatto. In ogni caso ci fermiamo così con questo video, speriamo che vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao, ciao.